Carissimi amici dello Scorpione, buon pomeriggio. Continuiamo con i nostri oroscopi settimanali dal 6 al 12 maggio 2024. Andiamo a vedere per voi, Scorpione, non solo segno, ascendente, Luna e Venere in questo segno. Vediamo le novità che ci sono. Nel frattempo ricordo a tutte quelle persone che ancora non sono iscritte al canale di farlo, di spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati nelle prossime cose che facciamo. E poi nella voce descrizione sotto al video trovate la mia email, il mio numero di telefono. Potete tranquillamente mandarmi un messaggio per avere ulteriori informazioni. Allora, concentriamoci su voi, Scorpioni, e vediamo che cosa accade in questa settimana. Per lo Scorpione, dal 6 al 12 maggio 2024, cosa accadrà? Non solo segno, ascendente, Luna e Venere nel segno dello Scorpione. Quali sono le novità? Cosa accadrà in questa settimana? 6-12 maggio 2024. Allora, attenzione a non ricadere nelle solite situazioni lì dove c'è una possibilità di ritorno, perché qui vi vedo proprio andare verso una persona che torna da voi, ma vedo anche voi ricomportarvi di nuovo allo stesso modo, se si tratta di un ritorno. Se si tratta invece di un aver sistemato delle problematiche, attenzione a non ritornare a rifare gli stessi errori, perché? Perché poi successivamente questo vostro comportamento ciclico può in futuro comunque causarvi delle difficoltà e andare incontro quindi a situazioni dove non ci si riesce a mettere d'accordo, non si trova una quadra, non si trova il verso giusto e quindi sentirvi a livello sentimentale destabilizzati. Andiamo a vedere questo 2 di denari per lo Scorpione dal 6 al 12 maggio 2024. Che cosa vuole dirci di più? Quale altra informazione vuole darci? Il ritorno di una persona o l'aver sistemato delle problematiche vi mette quindi nelle condizioni di aver superato quindi queste difficoltà e queste problematiche, di uscire fuori da queste situazioni stagnanti, ma il rimanere bloccati, il non riuscire a portare comunque avanti qualcosa e quindi una certa insoddisfazione, magari perché risolvete le cose per metà. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni rovesciato per lo Scorpione dal 6 al 12 maggio 2024. Cosa vuole dirci di più? Quale altra informazione vuole darci? Lì dove parlavo di non ricadere nelle vostre abitudini oppure in comportamenti, in azioni cicliche, è perché lo fate magari per avere delle gratificazioni, per cercare di avere una certa, togliervi la pietra nel sassolino nella scarpa, oppure proprio realizzare qualcosina per avere voi delle gratificazioni. Però questo vi porta chiaramente a situazioni non ancora concluse, oppure all'intervento di altre persone che possono causarvi o farvi causare nei vostri comportamenti ciclici a una perdita, quindi a un allontanamento da determinate persone o da determinate situazioni. E quindi continuo ancora nel dirvi a una certa insoddisfazione. Andiamo a vedere questo 6 di coppe rovesciato. Quale altra informazione vuole darci per lo Scorpione dal 6 al 12 maggio 2024? Più avanti, ripeto, ecco, questi vostri comportamenti possono portare a delle problematiche a casa, in famiglia, ma perché potreste sentirvi voi bloccati?
impediti nel fare comunque qualcosa e quindi dovete riflettere bene per migliorare una determinata situazione. Forse perché i vostri impedimenti sono dovuti da dei dubbi o proprio da delle difficoltà che si presentano. Vediamo questo 5 di spade rovesciato per lo Scorpione dal 6 al 12 maggio 2024. Che cosa vuole dirci di più? Possono esserci anche la presenza in questa settimana di litigi, litigi a livello familiare. E quindi il non riuscire a migliorare una determinata situazione. La difficoltà è proprio verso il nuovo inizio, cioè non riuscite ad andare verso qualcosa di nuovo. Possono esserci delle notizie inaspettate che saltano così all'improvviso e allontanarvi a causa di altre persone, allontanarvi dalla persona di vostro interesse. E qui c'è una certa insoddisfazione. O potreste allontanarvi voi a causa di altri, oppure proprio la persona stessa che può allontanarsi da voi e quindi voi, per queste difficoltà che possono emergere, potreste avere una certa insoddisfazione, quindi notizie negative che possono arrivare, vi mettono in testa dei dubbi, vi creano dei dubbi. 9 di spade per il segno dello Scorpione dal 6 al 12 maggio 2024. Vediamo quale altra informazione vuole darci di più. Non si riesce a trovare una quadra, non si riesce a trovare un punto di incontro e quindi per questo c'è una certa inquietudine anche a livello sentimentale. Basta prendere una decisione, mettere dei puntini sulle i, quindi avere il coraggio di determinate cose e chiudere con tutte quelle situazioni che non vanno più bene al caso vostro, altrimenti siete voi a rimanere destabilizzati. Andiamo a vedere perché. Determinate difficoltà non vi permettono di andare verso un nuovo inizio. Vediamo per quale motivo. Avete voi stesso un blocco emotivo. L'impedimento è il blocco emotivo. È una crisi interiore in questa settimana per voi, dovuta a delle bugie, a degli inganni, a delle menzogne, dove, ripeto, dovete riflettere bene alle problematiche che possono saltare fuori ed essere più decisi e determinati nell'affrontarle, nel prendere la decisione e nel mettere i puntini sulle i. Andiamo a vedere come si concluderà questa settimana per lo Scorpione. Dal 6 al 12 maggio 2024. Possono nascere dei conflitti in questa settimana. Dovete prendervi il vostro tempo in merito a questi conflitti, tempo anche per quelli che sono i vostri progetti, il proseguire e l'andare avanti per i vostri progetti, ok? Perché, ripeto, vi nascono dei dubbi e quindi dovrete andare a chiarire tutti quelli che sono i vostri dubbi, portando pazienza e cercando di guardarvi internamente. Andiamo a vedere per lo Scorpione i nostri angeli e arcangeli quale consiglio vi danno in questa settimana dal 6 al 12 maggio. 2024, una carta è già cascata. Ok, allora abbiamo una carta già cascata che è un 6 di fuoco. Effettivamente, per voi dello Scorpione, qui c'è una vittoria. Ci sono delle buone notizie in arrivo per voi. Ci possono essere dei riconoscimenti pubblici, dei premi se si tratta di lavoro, oppure proprio una vittoria a livello sentimentale. Buone notizie.
Il 9 di aria, ok, parla anche di aspettarsi un qualcosa di peggio, quindi un qualcosa di negativo, come già vi ho detto. Ma c'è una vittoria perché avete una gran forza voi dentro che riuscite tranquillamente ad affrontare quel qualcosa di negativo, ok, di brutto che può eventualmente manifestarsi in questa settimana, e ci sono delle profezie autoavveranti. Nel frattempo vi fate il ciclo, diciamo, di questa settimana di notti insonni perché sarete pensierosi su quello che può accadere, ma poi successivamente non avrete problemi perché effettivamente sarete vittoriosi. Andiamo a vedere a fondo mazzo. Abbiamo il paggio d'acqua. Una persona nuova fa il suo ingresso nella tua vita, nuova fase per una relazione, affinamento delle doti intuitive. Allora, seguite la vostra intuizione, perché la vostra intuizione vi porta a capire bene qualsiasi genere di situazione avrete. Per chi sta aspettando magari di incontrare qualcuno, di avere una relazione, ci sarà una persona nuova nella vostra vita, oppure per chi eventualmente già è in relazione. Potrebbe esserci anche una persona che fa ingresso nella vostra vita a livello anche di amicizia, a livello anche di lavoro, dove potrete chiaramente trarne quel qualcosa di positivo. C'è comunque per voi, più che altro per i single, una nuova fase per una relazione, quindi c'è un qualcosa comunque di bello. Credo che, carissimi amici dello Scorpione, a parte l'affrontare le problematiche che ci sono a casa, in famiglia, situazioni comunque di difficoltà da dover tener botta, tener testa, ok, e il prestare attenzione a non ricadere nelle stesse situazioni, penso che il resto, insomma, è positivo. L'importante è avere il coraggio di dover prendere una decisione e chiudere con quelle situazioni che non fanno più bene al caso vostro. Questo è quanto per voi, io vi ringrazio, ci sentiamo alla prossima, nel frattempo vi auguro un buon pomeriggio.